Ciao. Ciao Barbara, come stai? Ciao Alessandro, tutto bene, tutto bene. Una bene. Sorpresa questa mattina. Ma guarda, siamo felici di averti sorpreso, di averti reso unico questo giorno. Barbara è ovviamente accolta da questa base perché ha partecipato a un tanti trionfo. A tanti giochi, eh. Due volte Sarabanda. Due volte Sarabanda, una volta ok, prezzo giusto. Questo esatto. È la Sarabanda, sì. E una volta ok, il prezzo giusto con Iva Zanicchi. Con Iva Zanicchi, quindi sei un po' più grande di me, secondo me. Sì, ma non così tanto, però. Quanti anni hai? Ah, 47. 47. Quindi a che 47. Età? Scusami, cavolo, io quando guardavo ok, il prezzo giusto avevo, 10 anni. Tu sei andata a 15, a 16? No, con la Zanicchi, perché inizialmente lo faceva Gigi Stabani, poi è passato la Zanicchi, dunque ne avrò avuti 22, 23. Vabbè, comunque giovane. Sì, guarda, Gigi Stabani... Adesso che me lo dici me lo ricordo, ma per me ok, il prezzo giusto è Iva Zanicchi. Sì, cioè nella mia mente si è calcificato il ricordo di Iva Zanicchi. E senti un po', com'è andata? Com'è andata? Oh, molto bene. Allora, con Iva Zanicchi non so come, perché sì? Ho un ricordo molto confuso tra luci, telecamere, studio, tutto quanto, però sono riuscita a portarmi a casa un ciao col casco. Bello! E ti sei uscita direttamente lì col ciao e il casco o te l'ha mandato a casa? No, l'ho poi ritirato dopo un po' di tempo. Dov'è che si girava? A Cologno Monzese? A Cologno, sì. A Cologno Monzese. Chiede la Fosca, giusto? Ma che professionista, che la Fosca, la maga dello sbattimento, dice: ma già targato tutto, cambio di proprietà? No, nuovo di pacca. O ti danno... No, già nuovo di pacca, ma le procedure burocratiche già fatte o te lo danno e poi tu devi andare a parte? Comunque la tua mentalità ricordo, è incredibile. Penso di aver trovato già tutto pronto. Già tutto fatto, sì, quindi sì. Bene. Ma ti dirà di più, visto che era nuovo di pacca, dopo qualche tempo l'ho anche rivenduto. L'ho rivenduto. Ah, l'hai rivenduto. Giusto. Bisogna monetizzare. Scusami, c'era tutta quella cosa, immagino che ci sia ancora adesso. Quando tu vinci un premio ai quiz televisivi in denaro o in quei famosi gettoni d'oro. Allora, denaro non ho avuto questa fortuna. No, ma dico, ti tassano tutto. Sul ciao come fanno? Niente, ti danno il ciao. No, sul ciao no, perché essendo, da quello che ho capito, essendo un premio fisico sì. E non soldi, vinci quel premio lì perché probabilmente c'è stata una tassazione già a monte, da quello che posso pensare io. Quindi il valore magari, del premio sì. Poi adesso è passato un sacco di tempo, quindi non so bene come siano cambiate recentemente. Barbara, dimmi questa roba qua. Quando ti chiamano, gioca con noi e vi alzate dal pubblico e correte, lo sapete già o siete veramente sorpresi? No, sono, è stata veramente una sorpresa perché ma che ero bomba! Lì. Ma in realtà è stato bellissimo perché in realtà sono andata con un gruppo di persone, eravamo un pullman organizzato da un paesetto che è vicino a casa mia e quindi siamo andati in blocco tipo gita per prete ed è stato poi a fortuna, quasi, hanno partecipato in parecchi perché poi alla fine eravamo... Bello. Quanti, e sei ancora forte con i prezzi. Noi abbiamo preso qua su Amazon un po' di oggetti. Vuoi provare a indovinare quanto costano? Facciamo la prova. Dai, facciamo la prova. Allora, un Mulinex PC 1208 Ultra Compact Spremi Agrumi elettrico con accensione spegnimento. Sì, alla fine sì, brava. Cioè, alla fine uno spremi agrumi. Uno spremi agrumi, accensione, spegnimento automatici. Completo di accessori o solo semplice? Dipende. No, semplice. Semplice, uno spremi agrumi. Sì. Se è uno spremi agrumi semplice, una ottantina di euro. Quanto? Penso. 80. 80? Fosca? Ma 50? Mauri? 49,90. Ha vinto Mauri, 49,90, perché era 22, no, era 22,90. Lì come la succede però in realtà? Se superi il prezzo hanno perso tutti o no? Ma lì avevo fatto un gioco che bisognava dire, per ogni, c'erano diversi premi, dovevi dire il numero più alto o più basso, se il valore del premio era più alto o più basso di quello che c'era scritto lì e io dicevo più alto o più basso, poi alla fine Sono riuscita a indovinarli tutti. Aspetta, no, facciamo questo, aspetta Barbara, aspetta. AOVO Pro monopattino elettrico, scooter pieghevole, 30 km di autonomia, batteria 387, non so le altre cose. Costa 350 euro. In realtà costa di più o di meno?
Monopattino elettrico? Sì. Secondo me costa di più. Fosca? Sì, di più. Mauri? Di più. Di meno, 2,99. Ma siamo nella settimana del Black Friday, non vale però. Bravo, forse è vero, forse è questo. L'ultimo, ma sempre di più o di meno? Sì. Dai, mi piace sto meccanismo. L'ultimo, aspetta che stavo già buttando via tutto qua. 100! Allora, top set di due pesi per polso regolabili da 0,5 kg ciascuno, mm-hmm. 50 grammi ciascuno. Sì. Braccialetto resistente inossidabile per polsi e caviglie per yoga, danze, barre, pilates cardio, aerobica, passeggiate. Il suo valore è 29 euro. Costa di più o costa di meno? 29. Ma secondo me di meno, però calcola che io le palestre non le vedo da ma quello per quando fare andavo a scuola, probabilmente. So. Secondo te di meno, Fosca? Meno. E invece costa di più, ragazzi! I peggiori concorrenti di un quiz mai visto! Niente! Barbara, da questa esperienza te ne vai senza il ciao! Senza il ciao, e tanto non ce l'avevo già più. Esatto. Ma soprattutto, sì? E qui ti sgrido, sì? I biglietti per Alessandria erano pochissimi, perché io sono di Casale. Lo so. Non bisogna replicare. Ti spiego, ad Alessandria si fa la data zero. La data zero è quella che fai per prova, lo fai con poca gente, così se fa schifo lo vedono in pochi. Ma è impossibile che vengano poca gente nei spettacoli, Ale. No, la gente viene. Adesso è io far delle cose. La cosa positiva delle date zero è che magari vedete più cose, perché magari lo spettacolo dura di più, perché poi tagli quelle brutte. Quindi vedete più cose, ma le cose che vedete in più sono quelle brutte. Quindi boh, non so, poi si va a parlare. Vabbè, Barbara, ti mando un abbraccio. Vi ringrazio. Ciao. Buona giornata a tutti. Vieni a Torino, ciao. Barbara, vieni a Torino. Ma ci sono ancora posti? No, mi sa di no, è sold out anche quello. No, sold out. Sì. A Napoli! Allora. No, ma scusami, hai ragione. Ciao Barbara. Ciao. Ciao. Con noi Iva Zanetti.